Dopo pranzo cosa hai fatto tu? Io ho fatto una pennichella, Mauro. Con Anna? E Anna? Con me. Però mi hai svegliato troppo presto. Troppo presto? A 10 alle 3 mi hai svegliato. Troppo presto, Anna? Lei si è svegliata invece per 30. E io da solo cosa ho dovuto fare? Si può dire. Si può dire cosa? Guardate i video. Ho guardato i video. No, non è vero, ragazzi. Cioè, vi posso assicurare che non è così. Che bello da qua. Vediamo da qua. Il complesso del castello di Agazzano è composto da due strutture e un ampio giardino, parco a terrazza. La visita segue un percorso cronologico iniziando dalla rocca sorta nel 1200 come struttura difensiva, ancora oggi di proprietà dei Gonzaga dopo essere passati per le mani della famiglia Anguissola. Purtroppo durante la Seconda Guerra Mondiale venne destinato come alloggio per gli abitanti di Agazzano. Tutto è stato modificato cancellando quello che era la rocca originariamente, intonacando tutte le pareti delle stanze, perciò quello che si vede è stato realizzato nel XIX secolo. Purtroppo tutto ciò che si è perso non è stato riprodotto su richiesta del principe Gonzaga. La rocca è accessibile attraverso due rampe opposte di scale. Si affaccia su un cortile di grande suggestione, con un loggiato di fine 400, fatto costruire grazie ad Aloisia Gonzaga, donna di grande volontà e capacità. Se credete ai fantasmi, scoprirete la leggenda del fantasma del conte spadaccino Pier Maria Scotti, detto il Buso, che girovaga senza pace, come tramandano di generazione in generazione dal 1529, tra le mura del castello di Agazzano. Questo era l'enorme fossato che adesso ovviamente è pieno di piante e erba, però dovete immaginarlo pieno di acqua che correva dietro a tutta la rocca. Che era geniale! Questa praticamente è la torre di guardia. E qui, andiamo a vedere, il fuoco, il forno. E un lavatoio per le guardie che stavano qua sopra, quando avevano freddo dovevano farsi da mangiare. Arrivo. Andiamo a spiare. Questo invece fa parte del torrione centrale, non ci sarà niente, sarà tutto qua, però fondamentalmente questa è la torre principale. Allora, dove stiamo? Andiamo? Stiamo
visitando il castello, abbiamo visitato che non c'entra nulla con la rocca fondamentalmente, perché no, è di un'epoca completamente diversa. Praticamente è nato dal vecchio castrum, che era l'accampamento, e che era collegato alla rocca attraverso un terzo punto rotatorio che ho visto prima. Esatto, vedere prima. E poi è stato smantellato, è stato ricostruito quello che viene chiamato un castello. Diciamo che non ha le fattezze. È questo? Questo è il vecchio ponte levatoio. È il terzo ponte levatoio che praticamente univa il castello alla rocca. Questo è l'altro ponte levatoio che praticamente univa i due palazzi qui. Qui era fossato, come potete vedere, intravedere da là. Quello è uno dei giardini, delle terrazze, scusate, che abbiamo visto prima. È imponente vista da qua. A coronamento delle strutture si può passeggiare in un incantevole giardino alla francese con statue e fontana. Adesso entriamo nel castello. Castello, amore? Villa Anguissoli. Ah, villa, non castello. Ovviamente che ha una connotazione completamente diversa rispetto alla rocca. Più settecentesca? Ottocentesca? Villa Anguissoli Scotti fu costruita sul finire del XVIII secolo, sulla fondazione dell'antico castello, che esisteva ancora nel 1740. Della preesistente costruzione, il palazzo ha mantenuto parte dei perimetri ed una torre quadrangolare sullo spigolo nord, a pianta a forma di U, aperta verso il paese, e i suoi grandi saloni, dai soffitti affrescati, ospitano lussuosi arredi. I saloni della villa sono decorati alle pareti con bellissime tempere e arredati con mobili che vanno dal 1600 al 1800. Di notevole pregio le bellissime ceramiche e porcellane. Allora, Fata, com'è stato anche la rocca? Questo perché noi ci immaginiamo sempre i castelli medievali, quindi con le guglie, con i torrioni, invece quello era un castello in stile rinascimentale, quindi con un'ampia apertura, e disposto in modo tale da accogliere le carrozze che giungevano dal paese. Dai, brava però la tipa. La guida mi è piaciuta un sacco, sembra sì da televisione. Comunque brava. Sì, brava.
costo 10 euro a testa. 10 euro questa volta solamente perché c'era anche la... Ci hanno regalato dei libri. La fiera del libro e quindi la presentazione dei libri. No, più che la fiera del libro, sì, la presentazione di alcuni libri, di alcuni autori. Esatto, quindi anziché 8,50 era 10 con possibilità anche di... Quindi con i due libri in omaggio c'è un libro a testa che praticamente ripagava già il prezzo del biglietto. E la possibilità anche di fare degustazione vini. Che non abbiamo fatto perché, come si suol dire, siamo grandi bevitori. Allora, sognatori, adesso siamo nel... Come avete visto dalla cartina, ci siamo spostati da Agazzano a di fronte nel parcheggio pubblico che c'è di fronte al castello di Rivalta. Adesso la mia Pata cucinerà un'ottima pasta asciutta. Giusto, Pata? Preferisce la pappetta, ti faccio la pappetta. Sta preparando la pappetta per la nostra Anna, che ha un sacco di cose da dire, vero? Gna 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 gna. Agna gna. Quando glielo chiedi non parla. Non parla, esatto. Però il parcheggio è abbastanza nascosto rispetto alla statale, nel senso che non è... sì, è sulla statale, ma non è male, secondo me. È un parcheggio comunque pubblico comunale. Gratuito, incustodito. Perciò è tutto grasso che cola, diceva quello là, nel senso che è tutto di guadagnato. Adesso apparecchiamo la tavolina, esatto, così, perché tanto siamo solo noi due, in più il papà ha smerdato di sugo di carne ieri sera. La tovaglia che puzza di carne, sbauciona. E quanta sbauscia oggi. Perciò, sognatori, buona cena a tutti e domani mattina il castello di Rivalta. Perfetto, buona serata, alla prossima. Ciao sognatori. Agna, 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 agna.